E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale, appuntamento settimanale, che questa settimana ragazzi però sarà doppio, perché ci sarà, oggi ci sarà a breve e poi un pochino più là, perché c'è il turno infrasettimanale di Serie A. Ovviamente vi do indicazioni molto approssimative, perché ovviamente non so quando, non so con precisione quanti giorni dopo la giornata di Serie A uscirà il video, dato le tante cose che devo fare. Ok. Come è andata questa giornata? Eravamo rimasti, ragazzi, allo scorso video, ovviamente è sempre linkato in descrizione, dove avevamo chiuso l'undicesima giornata, la decima giornata, con lo Sparta Praga in vetta a 24 punti, Aston Villa ci salute a 23, FC Roma a 20, Blaugrana a 13 e i Raccattati a 13. Sono successe un po' di cose questa settimana, ragazzi, vado a leggere i risultati ottenuti sul Fantacalcio Reale. Dove lo Sparta Praga batte 4 a 2 la Cisalute, l'FC Roma batte 3 a 0 i Raccattati e i Blaugrana battono 2 a 1 l'Aston Birra. C'è da dire ragazzi che questi sono i risultati parziali perché sapete che dalla scorsa settimana, anzi 2 settimane fa, tutto poi si gioca su FIFA. Quindi ogni squadra, non lo ripeto più, ha 6 punti a disposizione per ogni giornata di campionato. La classifica quinta giornata dopo il Fanta recita Sparta Praga che ormai sta dilagando a 27 punti in classifica, Aston Birra a 23, AC Salute a 23, FC Roma a 23 pure loro, Blaugrana a 16 e i Raccattati fanno di coda a 13. Questi sono i risultati di questa settimana, adesso ragazzi è il momento di giocarli su FIFA. E dalla Donbass Arena vi dà il saluto Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Vabbè, ragazzi, cazzate a parte. Sparta Praga contro AC Salute, ragazzi. Come vi ho detto secondi fa, nel Fantacalcio Reale lo Sparta Praga ha vinto 4-2. Dato che comunque la AC Salute è la mia squadra, mi rode un po' il culo perché in sostanza ho perso per 3 rigori. Ho perso perché Ronaldo ha tirato 2 rigori, uno l'ha tirato Berardi. E quindi ragazzi, in sostanza ho perso per quello, perché non ho fatto una giornata malaccio, perché ho avuto l'assist di Lautaro Martinez, ho avuto il gol di Lukaku, ho avuto il 14 di Theo Hernandez per la doppietta contro il Parma, una partita ragazzi veramente buttata al cesso. E ragazzi, dato che comunque ci saranno dei cambiamenti in casa mia, ovvero che ho deciso di mettere un wifi a modo, ho deciso di mettere anche DAZN e Now TV, vedo se riuscirò a fare le dirette finalmente durante le partite. Io me lo auguro con tutto me stesso. Questo è lo Sparta Praga, ragazzi, con il solito davanti Cristiano Ronaldo, veramente giocatore indiscutibile e imprescindibile per questa squadra. La formazione appunto dello Sparta Praga recita, intanto i panchinari sono Consigli, Izzo, Sanchez, Castrovilli, Kumbulla, Caicon e Boga in campo. 3-4-3, Chiesa in porta, Koulibaly, Milenkovic e Bonucci in difesa, Calhanoglu, De Paul, Mkhitaryan e Juricic dietro, Ronaldo, Immobile e Berardi. Questa formazione è scelta da nostro amico Giovanni. Adesso foto di gruppo, la Donbass Arena, stadio, come ben sapete, dello Shakhtar Donetsk, tra l'altro che adesso non sto utilizzando perché è stato tipo vandalizzato, una cosa del genere. Qua solita ci salute, ragazzi, che sta facendo veramente un grande campionato trascinata dal Bomber, per ora con 3 reti in campionato, Romelu Lukaku. Ecco qua ragazzi la squadra, la mia squadra. In panchina Dimsiti, Benaser, Masiello, Ribéry, Tonali, Palomino e Pandev. In campo 4-4-2, Donnarumma in porta, Perisic, Romagnoli, Manolasi e Hernández in difesa. Insigne, Kessié, Froller e Castiglieco a centrocampo. Davanti Lukaku e Lautaro Martinez. Detto questo ragazzi possiamo partire. Minuto 4 subito. Lautaro per Kessié, che si gira, la mette in area, esce benissimo Szczęsny, che la rinvia. Minuto 12, che sì, alto per Castiglieco, che guarda al centro, la mette, Lautaro Martinez, filtrante, vede benissimo Insigne, era uscito troppo Szczęsny, e fa il gol dell'1-0, seconda rete in campionato per Lorenziello Insigne. Dopo la prima segnata all'FC Roma, mi sembra 3 giornate fa, se non vado errato. Gol piuttosto semplice, ma comunque veramente inserimento da 10
per l'attaccante napoletano, qua veramente Bonucci se l'è drammaticamente perso. Insigne, è un gioco da ragazzi spingere in rete questo pallone. Dunque si parte subito con il botto, 1-0, gol del anche attaccante della nazionale, che fa 1 e porta già la ci saluta 1, quindi 3 punti a testa per adesso. Minuto 16, che sì, vede Lukaku come la ignora, invece sceglie Lautaro, che ci pensa, si gira, batte il sinistro, che non è neanche il suo piede, batte Szczęsny e fa 2-0 per la ci salute. 1-2 micidiale nel giro veramente di pochi minuti. Squadra Praga, diciamo, sorpreso e non poco da questa accelerata assurda della ci salute. Sembra veramente di vedere un po' il derby, dove Milan partì veramente forte, lasciando un po' spiazzata una squadra sulla carta molto, molto più forte. Sinistro veramente imprendibile, poiché è la distanza abbastanza ravvicinata. Classica esultanza del Toro Martinez, che gioca a maniche corte con i guanti, cosa che veramente devo ancora comprendere. Terzo gol in campionato per Lautaro Martinez, dopo la rete allo Squarta Praga e all'FC Roma nel girone scorso. 25esimo, si fa vivo lo Squarta Praga. Berardi trova Immobile che calcia questo destro veramente fatto malissimo. Donnarumma para senza problemi. 31esimo, Hernandez, Castilleco, che sì, per Lukaku, che decide di palleggiare e spara addosso a Bonucci, così veramente senza logica. 40esimo, calcio d'angolo che va a battere Lorenzo Insigne, dentro per Lautaro Martinez, che si continua a calcio a sinistra, pari manelli Lukaku, però c'era un fallo di mano da parte dell'attaccante argentino, quindi c'è calcio di punizione per lo Squarta Praga. 43esimo, Lautaro Martinez, perché si palla golosissima, Floyer, che sì, destro, troppo prima, Szczęsny, para senza problemi. Lukaku al 51esimo, siamo già nella ripresa, Lukaku, sfrutta il fisico contro Koulibaly, anticipa Bonucci la scivolata di Lautaro Martinez per il 3-0. E qua ragazzi, palla che ingurgita il pollice di Insigne, veramente bug da rivedere. C'è questa punizione per la ci salute al 53esimo, vediamo appunto l'arbitro che posiziona la barriera davanti alla porta di Szczęsny. Va Lorenzo Insigne con Lukaku che scarica verso Perisic, che molla il destro, veramente potente, bravissimo il portiere juventino a mandarlo in calcio d'angolo, magari tiro parabile, però che nessuno se l'aspettava, visto che comunque Lorenzo Insigne è uno che le punizioni le calcia senza assoluti problemi. Si va al 62esimo, palla dentro per De Paul, tenuto in gioco, bravissimo Hernandez a mettere fuori e a far ripartire Bennacer. 69esimo, palla per Callejon, dentro, bravissimo Manolas a mettere fuori, appoggiare per Teo, che poi fa ripartire l'azione per la ci salute. 76esimo, che sì, un susseguirsi di azioni, che sì, ci pensa, va col sinistro, poi Ribéry, sinistro anche lui, Szczęsny mette in angolo, posizione veramente defilata per Ribéry, non facile concludere lì, ma comunque si apprezza il gesto, entrato al posto di Lautaro Martinez. Lukaku, ci pensa un attimo, poi va dentro verso Bennacer che calcia il destro, non è il suo piede, Szczęsny blocca tranquillamente. 87esimo, Ribéry per Lukaku, si propone dentro Perisic che da terzino calcia il sinistro e batte Szczęsny per la terza volta e fa di tutto 3-0 e chiude in via definitiva la partita. Comunque a ci salute che si è assolutamente meritata questo match, ha praticamente dominato 90 minuti. Terzo gol anche per Perisic, dopo aver segnato sicuramente contro Blaugrana alla quarta giornata, quindi la prima su questo canale, poi ha segnato un'altra partita che non mi ricordo quale, mi pare fosse contro i raccattati, se non vado errato, ma comunque non voglio sbagliarmi. Insomma, terza rete per Ivan Perisic, che agisce da terzino, tanto ragazzi mi ha toccato mettere terzino perché non sapevo dove metterlo, e comunque nonostante tutto riesce a portare a casa una rete, e quindi ragazzi all'87esimo fa 3-0 e chiude i conti.
C'è qualche altra occasione? No, dopo 3 minuti recupero, ragazzi, finisce la partita 3-0 per la Cisalute, che fa 3 punti su 6. Quindi squadra Praga 27, Cisalute 26, Roma FC Roma 23, Aston Villa 23, Blaugrana 16 e raccattati a 13 punti. A Cisalute che, diciamo, ha buttato un po' via il risultato nella scorsa giornata, poteva essere in testa alla classifica, ma comunque, per chi ha visto il video sa che ha trovato davanti veramente un Samir Handanovic in ottime condizioni, quindi si tiene il suo secondo posto in classifica. Adesso attendiamo le immagini per la seconda partita, che dovrebbe essere, se non vado errato, i raccattati contro FC Roma, esattamente alla Paderborn Arena in Germania, con la nebbia, ragazzi, esattamente come la prima partita con la nebbia si giocò, dove appunto vinsero raccattati per 1-0 e trovarono una prestazione veramente assurda di Alessio Cragno, che parò su Mertens veramente di tutto. Erano una delle ultime partite che si giocò a Fantacalcio su FIFA 20. E qua vediamo appunto la squadra scendere in campo. Ovviamente, essendo due squadre dello stesso campionato, giochiamo in Serie A. È una scelta che ho deciso di fare qualche giornata fa, per comunque far vedere un po' tutte le svariate possibilità che ci offre FIFA, anche perché, ripeto, sono 6 squadre, i turni sono piuttosto ripetitivi, bisogna almeno cambiare l'atmosfera e non solo i risultati. Ecco qua Skriniar, esordio per Marco Silvestri in porta dell'FC Roma. Finora hanno parato sempre o Paolo Lopez o Antonio Mirante. Ecco qua Dusan Vlahovic accanto a Kevin Lasagna, che veramente non gli assomiglia per un cazzo a quello originale. E adesso vado a leggere le formazioni. Gli raccattati vanno in porta con Cragno, in difesa Radu, Colley e Gaetano Letizia, anche se è un terzino. Centrocampo, Kwame, Biraghi, Lazovic, Bentancur e Zaccagni. Kwame è il trequartista. E davanti Lasagna e Vlahovic, Montipo, Musso, Romero, Di Lorenzo, Pezzella, Caicedo e Sensi in panchina. Ecco qua la classica foto di gruppo. È un bello stadio questo, cioè veramente carino. Pochi posti, però molto, molto suggestivo, mi piace. Per quanto riguarda l'FC Roma, ecco qua la foto di gruppo, numero 3 Bagnets, numero 37 Skriniar, numero 22 Soriano. Ragazzi, lo conosciamo abbastanza bene questi giocatori. In porta con Silvestri, portiere del Verona. Difesa 3 con Atebur, Ibanez e Skriniar. 3-4-1-2, centrocampo Barella, Soriano, Veretout e Zielinski. Trequartista e Mertens davanti, Muriel e Duvan Zapata. Lopez, Smalling, D'Ambrosio, De Roon, Pulga, Belotti e Dzeko in panchina. Si può partire, ragazzi. Minuto 6. Barella per Mertens, che trova dentro Muriel, destro, fuori di nulla, ragazzi. Errore clamoroso di Muriel, che aveva trovato 2 giornate fa addirittura la tripletta contro l'Aston Villa. Errore veramente, secondo me, banale, se posso dirlo. Palla che va fuori. 17esimo, Duvan Zapata, scarica per Zielinski, ancora Duvan Zapata. Dentro per Zielinski, che trova Mure, questa volta non sbaglia, e trafigge Alessio Cragno e fa 1-0. Quarta rete per Luis Muriel. Quarta rete in 2 partite, perché la scorsa partita contro lo Squarta Praga, nonostante la vittoria dell'FC Roma, non ha giocato. E in caso di vittoria, ragazzi, l'FC Roma raccoglierebbe ben, da quel che deduco, in 3 giornate 3 per 4, 12, 15 punti in 3 giornate, insomma, niente male. Sinistro, e va ad agganciare così Luis Alberto in testa alla classifica marcatori. Luis Alberto, ragazzi, che questa partita questa giornata non l'ha giocata, nella sconfitta della Lazio per 2-1 in casa contro il Verona. Altre rete di Muri, ragazzi, momento di gloria per il numero 10 dell'FC Roma, in realtà in forza l'Atalanta. Minuto 25, palla di Zielinski per Muriel, scarica su Mertens, filtrante per Muriel, ancora sinistro, doppietta, sono 5 le reti in campionato. Partita veramente assurda dell'attaccante colombiano, momento veramente di forma strepitoso. E appunto si porta a 5 reti, adesso veramente solitario in testa alla classifica, scavalca Luis Alberto, che ormai era in testa da almeno 3 giornate, se non di più. Palla che gli trafigge lo scarpino, così ormai sappiamo che FIFA
gli piace fare queste cose e va a festeggiare sotto i suoi tifosi. Porta sul 2-0, ragazzi, partite veramente simili, poiché anche l'altra in 20 minuti si era già risolta sul 2-0. Si riparte. Minuto 32esimo. Mertens per Duvan Zapata, scarica dietro verso Veretout, destro, fuori di un chilometro per Veretout, che è solito fare questi tiri da fuori, però per ora la rete non l'ha ancora purtroppo trovata. Ok, dopo il replay di Jordan Veretout si va al minuto 50, già nella presa Mertens, spalle la porta, Muriel, destro, altra tripletta, ragazzi, veramente non so più cosa dire di questo ragazzo. Altra tripletta di Muriel, 6 reti in campionato, 6 reti in 2 partite giocate e 3 giocate dalla squadra. Tripletta all'Aston Villa, non ha giocato contro la squadra Praga, contro i raccattati, gioca, tripletta e diventa così, veramente distacca di 2 gol chi li stava sotto, ovvero Luis Alberto. Porta sul 3-0, ma la partita ha un chiaro vincitore, difficile che i raccattati possano ribaltare ormai la partita così, e riesce così l'FC Roma a fare 6 punti su 6 in questa giornata. Niente male per l'andamento della formazione del nostro amico Filippo. Minuto 55, Kwame si sveglia nei raccattati, prima occasione, palla per Lazovic, la controlla, calcia il sinistro, para Silvestri, però sulla respinta c'è Biraghi che la butta in porta e fa 3-1, prima rete in campionato per Cristiano Biraghi, che approfitta di questo controtempo, di questa svista di Atebur, se non vado errato, no, chi è che ha perso il tempo su di lui? I Bagnets, in ritardo, anche Skriniar è rimasto immobile, accorcia distanze sul 3-1 e torna a segnare la squadra. Tra l'altro torna a segnare, ma in realtà ora che ci penso si è andato ben 2 reti la scorsa partita, perché l'ha vinta contro il Blaugrana con gol di Kwame e Lazovic. Segna Biraghi, una delle rare volte in cui fa gol un difensore, al 55esimo. Al 63esimo, ragazzi, entra Sensi per Kwame ed entra Belotti per Mure. Belotti che viene da un gol nella scorsa partita contro lo Squadra Praga. 64esimo, Sensi, ancora Sensi, porta dentro la palla Ibanez, la palla rimane lì che poi finisce a Silvestri. 69esimo, Lasagna, prateria per lui, Lasagna si gira, cerca Sensi, ribattuto, Caicedo, coordinazione e riapre la partita. Al 70esimo, Felipe Caicedo, secondo gol in campionato per lui, penso che il primo l'abbia segnato proprio la C-Salute nella penultima della prima ondata di partite, penso che fosse l'ultima su FIFA 20, e sì, mi pare, ribattuto il sinistro di Sensi, ragazzi, che tra l'altro Sensi torna in campo dopo l'infortunio e va molto vicino alla realizzazione della rete. Qua Caicedo anticipa il numero 23, che dovrebbe essere Barella, sì, è Barella, e cosa che di solito normalmente non succede, e però trova il gol del 3-2 e torna a far sperare i raccattati, che comunque al momento hanno segnato ben 4 gol in 2 partite, insomma, per la formazione che hanno, niente male. Si va al minuto 86, Mertens per Dzeko, Zielinski dentro per Belotti, si gira, cerca il quarto gol in campionato, ma Cragno gli dice di no e la manda in calcio d'angolo. Cragno veramente reduce di una prestazione della Madonna contro l'Inter. 94esimo, Veretout, la partita ormai è finita, Belotti dentro per Derun, calcio d'angolo sul tocco di Colley. Ultima occasione, ragazzi, recupero scaduto da un bel po', vediamo qua il prontissimo intervento, e Cragno che sprona la squadra a un contropiede in caso di perdita di palla, anche se comunque l'arbitro fischierebbe la fine, perché la partita è finita da un pezzo. Va a batterlo Piotr Zielinski, che lo batterà corto per Mertens. Ecco la palla, Mertens va al limite dell'area, l'arbitro non fischia, per Belotti che si gira, cade Radu, sinistro, e gol del 4-2 al 95esimo. Partita
adesso veramente definitivamente chiusa. Quarto gol in campionato per Belotti, ragazzi, ormai abbiamo appurato che l'FC Roma è la squadra con il miglior attacco, perché con questo gol va a ben 32 reti segnate, ovviamente fantacalcio reale incluso, va a 32 reti segnate. E quarto gol per Belotti, che aggancia anche lui Luis Alberto in seconda posizione nella classifica marcatori, ed è il suo secondo gol consecutivo, perché aveva già segnato nel recupero anche l'altra volta. No, non aveva segnato nel recupero, aveva segnato l'1-0 contro lo Squarta Praga, perché aveva messo titolare. E quindi, ragazzi, gol del 4-2, e qua la partita finisce. Classifica aggiornata. Allora, Squarta Praga 27, ci saluta 26, FC Roma 26, Aston Villa 23, Blaugrana a 16 punti, raccattate che rimangono, fanalino di coda a 13. Blaugrana adesso che potrebbe sperare di avvicinarsi alle altre contendenti, perché ha una ghiotta occasione contro la Aston Villa, che ha già battuto 2-1 nel fantacalcio reale, e questa è veramente una grande occasione per fare 6 su 6. E appunto in diretta da El Alcoraz, che è esattamente lo stadio dell'Huesca, squadra spagnola. Ricordo, ragazzi, cambio stadio ogni partita, perché già che le squadre non cambiano, l'atmosfera deve. Esordio per appunto la stombira di questa maglia retro, che ricorda il vittorio della Coppa UEFA del 98, se non vado errato. Ora non sono interista, quindi non sono molto esperto della seconda squadra di Milano. Comunque dovrebbe essere Tarabaralla da rifarsi a quegli anni lì. Ecco qua l'inno della Champions League, scusate, non so perché sono rimasto a dire Serie A. Ecco qua sergente Milinkovic Savic. Questo dovrebbe essere appunto Chiesa, Quadrado, fatto benissimo. Questo dovrebbe essere Alessandro Bastoni, questo dovrebbe essere Gosens, Hakimi e Samir Handanovic, vabbè, riconoscibilissimo. E il capitano, che è Fabio Quagliarella. Devo spostare il capitano da Handanovic, ragazzi, prossima giornata prometto che lo faccio. Questo dovrebbe essere Brahim Diaz, Malinowski, Correa e ultimo, oddio, dovrebbe essere Lammers, questo non picchiatemi se non lo è. Comunque la stretta di mano, adesso andiamo a leggervi le formazioni delle due squadre. Ragazzi, sono un quarto all'una di notte, mi sto veramente dormendo in piedi. Sì, comunque era Lammers, non sono atterrato, è così alto, lo faccio più basso Lammers, a dire la verità. Insomma, anche Correa comunque non è basso. Allora, formazione dei Blaugrana. Quanto vado a leggervi, ovviamente, sempre prima i panchinari, perché sono ordine sparso. Meretto, Spina, Alexandro, Fabian Ruiz, Ramirez e Young in panchina. Golini in porta, Spinazzola, De Ligt, Acerbi e Kulusevski, Pellegrini, Brahim Diaz e Dybala agli esterni, Malinowski dietro a Lammers e Correa. 4-1-2-1-2 in sostanza. La Stombiera con Antonio Conte come allenatore. Porta Siri, Cuffaroni, Bonaventura, Toloi, Barro, Eriksen e Locatelli in panchina. Andanovic in porta, Quadrado, Bastoni, Gosens, Hakimi in difesa. Rebic, Brozovic, Milinkovic, Savic, Chiesa, Quagliarella e Simeone. Coppia d'attacco. Ed ecco qua, ragazzi, che si inizia El Alcoraz. 14esimo minuto, Lammers pesca dentro Malinowski, che col destro fa subito 1-0 per il Blaugrana. Malinowski, che tra l'altro ha segnato nella partita contro la Fiorentina, quindi insomma gol in realtà, gol su FIFA. Mi piacerebbe che magari fare tipo una cosa che se i calciatori segnano sia in realtà in una giornata che su FIFA, magari farli valere due, però poi diventa veramente una stronzata assurda. Comunque, rete di Ruslan Malinowski, che porta terza gara che si sblocca entro i primi 20 minuti di gioco, veramente assurdo. Oggi FIFA veramente ha deciso di macinare gol su gol, ed è una cosa che ci piace, perché i gol ci fanno sempre comodo, sono sempre cose che accettiamo. 15esimo minuto, 1-0 per i Blaugrana. 18esimo, Brahim Diaz, Val Cross, sprecisissimo, palla fuori. 24esimo, Paolo Dybala, ancora Dybala, dentro per Malinowski, ribattuto, Kulusevski la protegge. 30esimo, Sam Lammers, scarica verso Brahim Diaz, Brahim Diaz dribbling destro e gol del 2-0 al 30esimo minuto. Tutte e tre le partite, ragazzi, entro la mezz'ora di gioco sono state portate sul 2-0.
primo gol in campionato sia per Brahim Diaz che per Malinowski, mi ero dimenticato di dirlo, ragazzi. E primo gol in campionato per tutti e due. Bel dribbling ai danni di, se non vado errato, Hakimi. Sì, dribbling ai danni di Hakimi, di Brahim Diaz. Tra l'altro due ex Real Madrid. Era fa un po' sano, insomma, rivedere Brahim Diaz con la maglia dei Blancos. Tiro a giro qua, Andanovic può veramente poco. Diciamo che magari un intervento difensivo da parte di Hakimi male non avrebbe fatto. Comunque, 2-0, Blagagna che per ora fa 6-6 addirittura. Grande prestazione dei penultimi in classifica. E sicché 2-0. Si va al minuto 33. Paletto per Brozovic. Paratissima di Gollini e poi Brozovic la spara fuori. Veramente in maniera clamorosa. Poteva assolutamente accorciare distanza e fare meglio. 35esimo. Federico Chiesa. La crossa dentro verso Rebic che va di testa. Bravissimo Gollini. Ottimi riflessi a bloccare questo pallone. Ne recupero. Chiesa dentro. Hakimi destro. Acerbi ribatte. Ancora Chiesa. Non è finita. Dentro per Brozovic. Ancora dentro per CJ. Brozovic. Palleggio della Stombira fuori area. Brozovic. Milinkovic. Savic. Palla che rimane lì. Ancora ci prova il sergente. Sinistro. Palla fuori. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Per la fine del primo tempo, 54esimo, Correa, fallo di mano di Bastoni e calcio di rigore per i Blaugrana, che hanno la possibilità di portarsi anche loro sul 3-0. In sostanza, hanno la possibilità di portare la terza partita di fila sul 3-0. Va Dybala dal dischetto, intuisce Andanovic, ma la palla va fuori. Dybala fallisce il rigore del 3-0. Sarebbe stata, ragazzi, la terza partita di fila che si sarebbe portata sul 3-0, insomma, piuttosto cringe come cosa. Vabbè, Zidane che incoraggia i suoi. 60esimo, Aston Villa ancora in partita ovviamente. Quagliarella dentro per Chiesa, liberissimo. Chiesa sinistro, non chiude De Ligt la marcatura e si va sul 2-1, riapre la partita. L'Aston Villa, prima rete in campionato anche per Federico Chiesa. Comunque ragazzi, non una brutta prestazione comunque per l'Aston Villa, che comunque sta facendo una signora partita, a dire la verità. E ha avuto le sue occasioni, magari, ecco, se quella di Brozovic fosse entrata staremmo parlando di un 2-2. Comunque qua errore sia di Acerbi che di De Ligt, che non chiudono su Chiesa, che indisturbato batte Gollini per il gol del 2-1 e deve comunque adesso spingere per provare a tentare di trovare il pareggio. Primo gol in campionato per Federico Chiesa. Minuto, adesso appena ce lo danno le immagini, minuto 74esimo, Dybala per Fabian Ruiz, Gaston Ramirez dentro, bravissimo Chiesa che va difensore a chiudere su Andanovic, Simeone, 78esimo, Rebic, destro, bravissimo Gollini a spararla in calcio d'angolo su Rebic, tiro insidiosissimo, ma Gollini si fa trovare pronto. Ancora qua De Ligt che è molto in ritardo sull'attaccante. De Ligt che sta commettendo diversi errori difensivi, però Gollini tiene su tutto. 79esimo, calcio d'angolo che va a battere Achraf Hakimi, la palla dentro, va Simeone in testa che però schiaccia la palla, ovviamente si alza troppo e va in rimessa dal fondo. Ovviamente difesa attentissima, forse con un pallonetto poteva anche entrare. Qua vediamo la rabbia di Antonio Conte, totalmente giustificata. Nel recupero Spinazzola, la palla dentro, Andanovic blocca, ben 4 minuti di recupero ha dato l'arbitro, ragazzi, forse anche per, sarà anche per il rigore. Eriksen, recupero scaduto, palla dentro per Rebic, Chiesa e l'arbitro dice che non c'è più tempo. Finisce qui 2-1 sia nel fantacalcio reale che nel fantacalcio su FIFA. Classifica aggiornata, squadra Braga 27, AC Saluto 26, FC Roma 26, Aston Villa 23, Blaugrana 19, i raccattati a 13. Blaugrana, ragazzi, che si trova, cioè si porta solo a 4 punti dalla possibile quarta posizione in classifica, ragazzi, e con un 6 su 6 della prossima settimana potrebbe ipoteticamente, volendo, anche raggiungerla. Vado a leggervi intanto i prossimi appuntamenti
che verranno nell'infrasettimanale saranno, appena mi apre la pagina, i raccattati contro AC Salute, poi Aston Birra contro Squarta Praga e Blogragna contro FC Roma, ragazzi. Quindi scontro tra quarta e quinta, no, tra seconda e quinta, molto molto interessante. E tra l'altro, ragazzi, con due vittorie Blogragna raggiungerebbero 26 punti l'FC Roma. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per la visione di questo video, solamente stanco morto. Noi ci vediamo nell'infrasettimanale, perché ci sarà, appunto, ormai mi sono stufato di ripeterlo, la giornata di campionato. Grazie della visione, ciao a tutti ragazzi, a presto e grazie.